Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV. Ciao Beppe. Ciao Fabio. Allora, questa sera siamo con Carlo Cigna. Siamo venuti qui alla Croce Rossa perché spesso siamo venuti da voi come telegiornale e voi siete veramente in prima linea anche sul fronte della povertà. Sì. Nostra, ecco, qual è il polso che avete della situazione in questo momento ad Arezzo? Il polso è un polso molto, diciamo che ha un ritmo piuttosto robusto, in quanto vediamo che aumentano costantemente le persone che vengono a chiedere un sostegno, e quello che amareggia è che non sono soltanto i cosiddetti stranieri, come si diceva una volta, o gli extracomunitari, sono molti aretini. Direi che ha quasi raggiunto il 50% degli aiuti nella distribuzione alimentare e vestiario rivolta agli aretini. Questo è sintomatico di una situazione veramente pesante. Quindi, come dicevo, noi siamo, oltre quegli alimenti e vestiari, noi abbiamo creato alcuni anni fa lo sportello d'ascolto, che serve non solo per ricevere questi aretini o comunque in generale coloro che hanno bisogno, ma addirittura paghiamo anche delle bollette, interveniamo con piccole somme per aiutarli. Questo però, ecco, ci dà il polso molto fibrillante della situazione. Ecco, sono persone che magari hanno perso il lavoro per la crisi, che cosa viene fuori? Sì, direi che variegato, ma sostanzialmente direi sono molto anziani che oggi non ce la fanno più con la pensione, sono persone che di età sui 50-55 anni che hanno perso il lavoro e non lo stanno ritrovando, oppure persone che hanno figli a carico, che hanno il mutuo da pagare per i figli, o dei giovani anche, o hanno figli divorziati che hanno dovuto lasciare la casa, la moglie e i figli, e quindi praticamente si trovano in difficoltà, sono tornati in casa dei genitori, quindi è una situazione molto variegata, però questo è sintomatico, ripeto, di un grande malessere. Gli immigrati, so che voi siete molto impegnati su questo fronte, tutti gli enti assistenziali, a che punto siamo oggi? Come vengono assistiti? Si riesce ad arrivare a tutti oppure c'è una parte che non si riesce ad arrivare? Ma noi abbiamo circa in questo momento 130-140 immigrati che stiamo assistendo in varie strutture. Anche oggi sono arrivati diversi immigrati e siamo andati ad autostrada a prenderli per poi distribuirli nei vari centri di accoglienza, che non è soltanto quello nostro. Certamente io penso che questo qui sia un problema di carattere strutturale. Non è una situazione, è una situazione strutturale, non contingente. Quella dei migranti ci stiamo rendendo conto che durerà nel tempo. Ma non sta a noi risolvere il problema, noi dobbiamo seriamente fare quell'opera di assistenza, di accoglienza che ci è demandata, se non altro per lo stemma che noi portiamo. E certo, la massa sta aumentando e certo di fronte a una massa non è facile poi sempre gestire. Starà appunto con la legge Minniti, che ora un po' è intervenuta, e vedremo come si potranno affrontare meglio questi problemi. L'ultima cosa, ecco, il mondo del volontariato, dell'associazionismo fornisce un servizio spesso, cioè copre delle lacune anche, dobbiamo dirlo un po', anche in certi casi delle istituzioni. Come è difficile andare avanti, sia a livello ovviamente di quello che serve, a livello di risorse, a livello anche di uomini, come vi trovate? Ma noi come associazione di Croce Rossa ci troviamo, direi, sostanzialmente abbastanza bene, perché il volontariato è la grande forza in Italia. Io penso che se lo Stato non avesse il volontariato molte cose non si potrebbero Sono fare. Sono d'accordo perfettamente con te. E quindi certo, oggi in un momento di grande difficoltà anche quello del volontariato tende in certi momenti a contrarsi, c'è il problema del lavoro e quindi logicamente quello è il problema primario, però i giovani e anche meno giovani rispondono, anzi in questo momento direi che sono anche le persone di mezza età e anche anziani, che io ne ho diversi di anziani che vengono qui a prestare la loro opera, tutti sono ovviamente pensionati. Io ritengo che poter dire con grande serenità che il nostro lavoro è utile, che il nostro lavoro è utile, non abbiamo difficoltà, ecco, quello che è importante è che le risorse tutti vanno a chi è che manda avanti la Croce Rossa. La Croce Rossa si autoalimenta proprio attraverso il volontariato e quindi attraverso quelle prestazioni che vengono effettuate per la USL, ad esempio nei servizi sanitari, con qualche corso di formazione. Quindi non è che noi abbiamo sostegno economico da parte dello Stato, in questo momento ci autoalimentiamo, ci autofinanziamo. La forza è proprio il volontariato, che è una forza gratuita. Io ringrazio molto Carlo Cigna, a Beppe, perché ci ha dato questo spaccato della nostra società anche. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. È importantissimo della nostra società, perché come diceva lui, lo Stato senza volontariato avrebbe grossi problemi oggi. Ci vediamo domani, grazie. Ciao.